tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario RPG. Nello scorso video ho sconfitto il drago che infestava il vulcano scottadito ed oggi si prende il sesto frammento stellare. Ecco la sesta stella. Cosa? Che è successo? Chi è questo mo? Abbiamo la stella! Axen Verde questo si chiamerà, ecco. Siamo i più forti! L'altro Axen Giallo. Siamo invincibili, e che è Power Ranger? Sono i Power Ranger, effettivamente, sì! Siamo bellissimi! Power Ranger. È meglio se ve ne andate schiappe. Ma schiappe cosa, che abbiamo sconfitto il drago? E voi arrivate qua e reclamate la stella. Oh! Ma che è sta moda, mo? Di rubare agli altri? Ehi, Rosso, guarda che roba! È il più brutto paio di baffi che io abbia mai visto. Oh, rispetta i baffi! Che schifo! Axel, quanti anni hai? Scusami per dire che la barba ti fa schifo, signorina. Quel tipo è più brutto persino di quel tontolone di Mario. Quello è Mario, scemo. Infatti non capivo. Ascoltate, dobbiamo portare subito il frammento stellare a Maximo. Ci occuperemo di Mario dopo. Maximo? Axem Maximo? Senti che musica. Un attimo, si è tutta velocizzata. Ah! Ehi, Rosso, stacci attento. Sei proprio imbranato. Non vi ho chiesto nulla. È il sottomondo remix. Bella. Non gli ho dato neanche il tempo di comparire lì, veramente. Quella era Rosa? Non ho ben chiara questa parte a cosa serve, ma ok. Forse c'è qualcosa di nascosto, ma non penso. Ah, si fanno vedere e poi scappano all'ultimo, eh. Sta molla oggi si dà un bel da fare. Si guadagna la paga. Allora, ragazzi, dov'è Maximo? Arriverà. Ma che fanno tipo quindi Megazord con Maximo? Ne sei sicuro? Calma ragazzi! Mario è qui! Troppo tardi! Dov'è Maximo? Chiudi becco! È una nave! Finalmente! Ma aspetta! È il Megazord per davvero! Noi combattiamo per il male! Contrario dei Power Ranger! Noi viviamo per lo scompiglio! E tu? A noi piace quel che facciamo. Se lo fai ti piace per forza. Ne lottiamo per il caos. Lo scompiglio. Noi siamo... la banda degli Axem! Questo frammento stellare infonde speranza alle persone. Dobbiamo distruggerlo! Allora, partiamo con Supernova Gino. Ok! Non mi aspettavo un'altra boss fight così velocemente. Bombardamento. Aio. Eppure! Ah, quanti pattern, quante mosse devi fare? Ah, questa ti addormenta proprio. Ultra palla di fuoco. Ah, proprio gli Axem sono loro i nemici. Non c'è quella cosa al centro lì? Quello rosso che mi pare quello che... ah no, attacca tutti veramente sto attacco. Inefficace contro il rosso. Mancato, bene. Elettricità statica. Aia. Andiamo Bowser. Pressa Koopa. Vediamo un po' quanto gli facciamo. Ok, questa colpisce tutti. Buono. Supernova Gino ancora una volta.
Non so, non dovrebbe essere troppo complicata questa in fondo. Ehi rosso, che c'è? Si sono rotti gli occhiali. Ben ti sta. Ma poverino. Ehi rosso, che c'è? Ho fame. Mangiati la lingua. Ehi rosso, che c'è? Mi sta colando il trucco. Devi cambiare marca. Il verde non dice nulla. Dice vabbè, meglio che mi sto zitto. Gas velenoso. Ah, sono sconfitti gli altri, quindi. Quelli che hanno chiacchierato fino a mo. Va bene. Ho dovuto provarlo, effettivamente funziona. L'axem verde, dai. Ho preso male. E ancora sta elettricità statica. Gino, fa ciao ciao con la manina. Mandiamo Peach. Andato axem verde, andato axem verde. Ehi rosso, che c'è? Ha mal di testa. Sei proprio fuori forma. Ma che c'entra il mal di testa? Scusami, axem rosso. Vai, magnete il catenaccio. Aio, questo male tempismo. Oh, ce l'ha con Peach, ce l'ha. Oh, lasciami stare un po', Peach. A coso? No, ventaglio. Andato. Basta, adesso io ho fame. Facciamola finita. Informazione! All'attacco! Ora tocca a Maxem Massimo. Guscio stellare. Raggio caricato! Carica massima! Ora! Raggio fatale! Peach ha fatto di no con la testa ora. Non è in realtà quello che avrebbe veramente fatto, però diciamo che lo è, dai. Diciamo che è quello che ha fatto, anche se non lo è. Torna tra noi su Mario. Ok, preso. Preso. Yeah! Fungo medio per quel povero Bowser, che poverino, ci ha quasi lasciato le penne. Ricarica. Ok, quindi si ricarica ora. Pressa Koopa, magari funziona. No. Psicobomba. Dai. Dai, dai, 96. Mario, super salto, non posso fare altro. Sì, potrei fare un attacco normale, veramente, però. Ok. No. Se non mi riprende Peach come l'altra volta, è un bel... Ok, ok, ok. Ok. Mello, Tato, so che non stai bene, perciò ti do... Do... qua. Beviti questo. In forma! Attacco normale, non lo so. Mi faccio più male con attacco normale. Ah, però vorrei fare lampo blitz con te, Mello. Ricarica, sì, va bene. Andiamo. Un ventaglio contro un coso d'acciaio, ovviamente. Ottimo. E Mello. Andato? Non è possibile, noi siamo invincibili. Noi siamo la banda degli Axe, ma questo non può succedere. Wow! Va bene. Mario, sono di livello. Livello 19. Attacco e difesa, let's go. We'll be right back.
è travolto sei frammenti stellari. Ma dove si troverà l'ultimo? Ah, devo tornare a Nimbus? Ok, che succede a Nimbus? Vostra Altezza, io avrei distrutto i nemici Axem. Mamma, papà! Sei riuscito a trovare la stella, caro? Sì, la banda degli Axem ce l'aveva rubata, ma poi ce la siamo ripresa. Fantastico, ora la strada stellare, o come si chiama, può essere riparata, giusto? Mi sa di no, vi manca ancora un frammento da quanto vedo. L'ultimo frammento? Un momento, l'ultimo posto dove vi resta da cercare è il castello di Bowser. Sì, lo so, ma non c'è modo di entrare. Credimi, ci abbiamo provato, ma... Eh già, persino Mario non può saltare così lontano. Beh, allora vi lascerò usare. Esatto, caro. Dovreste usare il bus reale. Bus, bus, è uguale. Sì, Mello, è giunto il momento per te di prendere il bus. Sembra quasi che diventi adulto in questa maniera. Vedi, quando avevo la tua età... Davvero sicuri che posso? Ma certo, caro. Direi ai meccanici di metterlo a punto per quando partirete. Devi soltanto aiutare Mario e gli altri a trovare l'ultimo frammento. Certo, mamma. Forza, Mario, andiamo! Re, quando aveva la sua età, cosa? Che faceva? Doveva prendere 10 bus per arrivare a scuola? Le storie che ci raccontano i nostri genitori di quando facevano tragitti interminabili per andare a scuola. E saremmo privilegiati noi, che vi devo dire? Avete costruito un futuro migliore per i vostri figli, ma peggiore per l'economia mondiale. In questo caso italiana, però si è applicato anche a tutta quella mondiale. Possiamo tornare in attività ora che il bus è riparato? Principe Mello! Vogliamo andare al castello di Bowser? Può darci un passaggio, per favore? Re Nimbus mi ha raccontato tutto, vi ci porto in un attimo. Sarà una nuvola gigante. Oh, ma non è un bus, è una carrozza, tipo. Allora, come va il motore? Oh, ruggisce come un leone! Potresti portare il principe Mello all'entrata del castello di Bowser? Ma certo, non vedo l'ora di guidare di nuovo questo bolide! Prego, principe, salga a bordo! Non lo so, questa voce è lui nella mia testa. Oppla. Here we go! Tutti a bordo! Tutti in carrozza. Si parte! Beddino però, eh. Certo, dovreste andare un pochino più veloci per fare Wii come sulle montagne russe, però. Ah, ma ci sono proprio tutti. Allora, questa scena è un po' così. Si è perso il frame rate. Ma va bene. Ah, l'odore della lava bollente. Che bello essere a casa. Fabbro Magno la pagherà per aver occupato il mio bel castello. No, tutti quanti i nemici... Oh, non sono nemici. Forcardo è obnubilato. Che? Dicevo, non sono nemici base. Ah, perché sono rimbambiti praticamente, intendevi. Allora, sono davvero davvero forti, fanno un bel po' di danni. E perché tu attacchi prima di fare l'animazione? Per quale ragione? Perché devi essere diverso dagli altri tu? Stavo dicendo, sono fortissimi. E quindi devo assolutamente salire di qualche livello prima di affrontare il castello di Bowser. Ok? Tipo ora come ha fatto Mello. Allora, i nemici di questa stanza li ho sconfitti tutti perché era necessario. Uno è fuggito perché ha rilevato la presenza di Bowser. Però ragazzi, qui devo assolutamente fare qualcosa perché sennò sarà davvero dura se non andare avanti. Devo un attimino fermarmi e allenare assolutamente tutti quanti. Allora, mi fermo qui per questo episodio, direi che è tutto. Nel prossimo spero di tornare con un livello maggiore, o se non è maggiore, comunque sia di darmi da fare,
per cercare di evitare gli attacchi nemici e di sconfiggere anche, in questo caso, credo, Fabbro Magno. Siamo già arrivati alla fine del gioco? Strano, pensavo durasse un pelo di più, devo essere sincero. Ma comunque, vedremo poi. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo alla prossima. Ciao!